Hakuna Matata, ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Quest'oggi vi voglio presentare un nuovo gioco che ho comprato su Steam, Sniper Elite Nazi Zombie Army. È la prima volta che lo gioco, ormai sapete che quando comunque compro un gioco interessante lo provo sempre con voi, così almeno lo possiamo anche discutere, vediamo un po' se vale la pena o non ne vale la pena. Comunque sembrerebbe molto molto integrante. Allora, facciamo un giocatore singolo, le impostazioni già l'ho messo, ho messo grafica ultra, già ho fatto tutto quanto. Facciamo nuova partita. Che è? Cadetto? Sniper Elite? Ah, ok, queste sono le... Ok, perfetto. Impostazioni nemico, predefinito, due giocatori. Ah, vedete, ok, perfetto, quindi mettiamo predefinito. Facciamo Marksman. Puoi ancora fermare il nemico, sì, facciamo Marksman. Cioè, insomma, cadetto mi sembra un po' così. Che è la Russia che vuole praticamente rompere il culo ai nazisti, ma questo sarà capito anche la Francia, Inghilterra e America. Qui c'è Hitler e i tre generali. Oddio, ragazzi, sono curioso di capire che cazzo succede. My Führer, the war is lost. Surrender is our only option. Mosa incazza del brutto. Ecco. Ma non si è incazzato, ha solamente ammazzato un generale. Al piano Z. Cazzo, Hitler, mi sento, sei incazzato un pochetto, Germany is shrouded in dark. La Germania è fatta da Debrene. Gli zombie nazisti dilagano sulla terra. Sono pochi esseri viventi rimasti in tutta la Germania. Hai raggiunto il villaggio abbandonato non lontano da Berlino, nella speranza di trovare un veicolo funzionante. Che c'ho? La selezione è il tuo fucile. Ci abbiamo questo qui. Un Gerzorzi. Cioè, tipo, le armi sono tantissime. Vabbè, io mi prendo questo, non so che fa. Ok, questa ci prendiamo. Voglio prendere l'MP44. La pistola va bene. Ah, vedete, oggetti rimasti, perfetto. E io farei così, inizia partita. Ho anche il dubbio che la modalità ultra per il mio PC non vada bene per questo gioco. Non lo so, ora vediamo se mai la cambiamo. La grafica è impressionante. È impressionante. Oh, questo so io. Boom. Ma mi sa che... Oddio, non c'è più. Ma sto gioco è tipo... È epico. Ragazzi, questo gioco è epico. Poi tra l'altro, se ci fate caso, ultimamente il mio canale è invaso dagli zombie. Vabbè, è la moda del momento. Che poi tra l'altro Questo gioco lo farò in cooperativa con un grande youtuber che poi vi farò conoscere. Momento rally di un po' così. Spam. Porca puttana. Allora, posso frugare pure fra i cadaveri? Vediamo un po'. Eh no, non mi fa frugare un cacchio. Ragazzi, mi state trollando. Mi state trollando di brutto. Allora, come possiamo vedere graficamente è una gran figata. Comunque gli zombie a me mi affascinano un casino, ma penso come tutti voi. Cioè, è una gran figata questo gioco. E non vedo l'ora di farci la collaborazione con l'altro youtuber. Potrebbero essere anche altri due youtuber, magari. Questo non possiamo saperlo. Porca puttana. Liscio! Liscio! Ma diciamo che io... Momento rallenti 2! Boom! Ma che è sto gioco? Ma che cos'è questo gioco? Vieni... Ma tutto così è una figata! Se tutto così è una figata! E ho preso i polmoni! Porca puttana! No, raga! Sto gioco è epico! Che è risuscitato! Ma non t'avevo ammazzato! Vaffanculo in culo! Liscio, mannaggia la puttana! Ragazzo! Oh, tu devi stare fermo però! Mamma mia, ragazzi! Ma non posso frugare fra i cadaveri! Mi è stato detto fruga fra i cadaveri! Ok,
Questo è un cadavere, non me lo fruga. Oddio, si svampano. Si svampano. Va bene. Lo impareremo più avanti. No, la grafica comunque va bene, me la regge. Sì, questo è Hitler che ancora sta fumato. Ai, chi sa? Stai fumato, porco due. Mamma mia. Non so se farci una serie, giuro. Non lo so. Porca puttana. Sarebbe un'ennesima serie, però sarà come una doppia uppata, ve lo dico. Se facciamo la serie sarà una doppia uppata, ve lo sto dicendo. Mamma mia, quanto... Oddio, questo c'ha... Vieni qui sulla maschera, guarda che papà che ti dà. Boom! Dai, raga, ma che è sto gioco? Ma che cos'è questo gioco? Liscio per me. E vai di slow motion. Ma dai, raga. Dai, raga, ma che gioco è? Ma che gioco? Sì, ma quanti cazzo so? E noi ci stiamo a divertire. Ma quanti sono? Sono troppi. Zio, vieni qua. C'è la convergenza storta. Che c'è, una granata? Brutto. Oddio, raga. Oddio, raga. È tipo un'orda, praticamente. Oddio, raga, se ci prendo... Se ci prendo la mano è fatta, eh. Oddio! Carica! Carica! Oh, questo sembra Hitler! Oddio, raga. È tutt'altro che facile, ve lo posso assicurare. Questo tanto si rialza. Quindi io ti scracchio così. Oddio, questo chi è? Il gobbo di Notre-Dame. Mamma mia. Dai, oh, ma sono tutti così. Oddio, raga, sto diventando una macchina da guerra. Ma non mi fa frugare fra i corpi. Oh sì, mi fa frugare fra i corpi. Porca miseria, mi fa frugare. Ragazzi, abbiamo imparato anche un'altra cosa, ecco ne. Ma io pure prima sparavo, cioè, cercavo un cesso. E c'è una mano. Allora, questo dovete capire, ragazzi, che è un nuovo cesso. Questo è il cesso, tu caghi. Quando caghi, fai pulizia. E allora parte la mano e ti pulisce automaticamente. Ciao, mano amica. Oh, è troppo bello. Ma magari ce la facciamo una serie. Comunque non vedo ora di giocare a questo gioco in cooperativa con quegli altri due youtuber. Non vi dico chi sono. Sarà una grande sorpresa. Non li conoscete molto sul mio canale. Quindi sarà una grandissima cosa. Non si... Veramente, ragazzi, preparatevi al massacro più totale su questo gioco. E... Io sono anche disposto a farvi questa serie. Sono disposto, lo sapete. Io, se vi piacciono le cose, ve le faccio. Se siete d'accordo, fatemelo sapere ovviamente nei commenti. E ditemi che ne pensate di sto gioco. Ma io penso che tutti quanti pensiamo la stessa identica cosa, che sia una grandissima figata. Io sento zombie. Ma se io faccio The Blind? Oddio, ci provo The Blind, raga. Liscio. Liscio. Oh, che fai? Questa è la ballerina. Mamma, io da grande volevo fare la ballerina. Questo non crepa. Vabbè, questo non crepa. Oddio, ma i colpi trapassano. Tanto essi si rialzano tutti. Galla. Oh, zio, magari muori. No, questi non mi fido. Ancora? Ma tipo ondate. Vieni qui. Boom. Diciamo che comunque, se vogliamo parlare un po' della storia, è tipo quella di Left 4 Dead, no? Dove vai, zio? Guarda, io sto qua. Oddio. Oddio. Porca miseria. No, la grafica è vabbè, ragazzi. Io per fortuna ho un PC che è uno di quelli assemblati. Quindi quando mi chiedete: ma chi mi consigli, Ciccio? Quello assemblato o quello già fatto? Raga, affidatevi a un negoziante, affidatevi a una persona di fiducia che ne capisca qualcosa. Usa Q. La Q copertura. Oh, pure in copertura la Gears. Bello, mi piace. Sì, ma io non c'è più. Oddio, vabbè, questo lo scartavetro così. E infatti. Mortacci le... Come sei arsa? Come ci sei arsa? Oddio, mi vado a ribadire. Arsati, zio, arsati. Oddio, zio, ma che ti ha preso? È il colpo da strega, arsati. Arsati. No, granata! Ma porca puttana, no, mi serviva. Zio, ti alzi? Zio, ti puoi alzare? Sì, ok, è C.
Però guarda, io vi dico una cosa, almeno per quanto riguarda me, se noi facciamo controlli e andiamo su mouse e tastiera e invece di C, noi prendiamo questo che sarebbe, ci avete presente la rotellina che tu la schiacci? Esatto, quella là. Cioè, secondo me è una gran figata. Io lo uso anche in Counter Strike. Vedete, fai così. E lo fai saltare all'ultimo. Vedete, è molto più comodo, cioè tu fai così. È molto più immediato. Quindi Q e copertura. Ma possiamo pure saltare. Olè! Dai, che figata, ragazzi. È una figata. Possiamo anche correre. Questa è la mira. Ah, questa è la mira senza zoom. Questa si corre. Oh, raga. Sto gioco è bellissimo. Che cosa? Che cosa? Aspetta, fatemi accucciare. Ma vieni qua. A quello lontano voglio prendermi. Un momento slow motion! Io ho preso il cuore, ma sicuro questo si rialza. Poi guardate le pallottole che... Raga, un momento. Un momento, raga, eh. Che qua... Oddio, pure qua vicino. Ma non è vero, ma non ho preso lui. Ma porca puttana. Dove va questa pallottola? Ma questo l'ho preso in faccia. Cioè, questo è proprio... Questo è un colpo da maestro. Questo è un colpo da maestro. Ma porco due quanti sono. Come cammini questo? Non stai bene, ragazzo. Vai via. Non stai bene per niente. Eppure questo, ragazzo. Ma sul naso. Porca miseria. Madonna. Vai così. Ma questo mi sa che... Ok, checkpoint. Perfetto. Allora, ragazzi, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qui. Se questo gioco vi piace e volete che io continuo questa serie in single player, fatemelo sapere. Ovviamente, ve lo dico già da ora, ci sarà una collaborazione con 1/2 youtuber fantastici. Quindi, pollicione in su, commentate, al prossimo appuntamento con il vostro Ciccio Gamer 89. Ciao! Hakuna Matata, sembra quasi poesia.